Ben ritrovati in Prima TV, programma di atletica. Oggi approfondimento su una gara podistica, la sua seconda edizione, Corri per la Maiella. Dal Mari ci spostiamo all'interno, nella zona del parco, e con noi abbiamo di nuovo con Alberico Di Cecco. Ben arrivato Alberico, accanto ad Alberico. Grazie. Tiziana, ben arrivata anche Tiziana Di Renzo, che la volta scorsa abbiamo fatto uno speciale e purtroppo per un problema tecnico, Tiziana, sei stata fortunata. Clara Di Fabrizio, bentornata, ci parlerà dell'iniziativa Teleton che c'è stata nell'occasione della gara e poi l'ideatore, possiamo dire, insieme ad Alberico, di questa importante manifestazione, Angelo D'Ulisse. Grazie, che sprizzi gioia ad ogni poro per il successo ottenuto. Assolutamente. Donato, lauda Dio, ormai un amico della nostra sì. Trasmissione. Buonasera, buonasera. Grazie Roberto, anche buonasera a tutti. Anche tu ci parlerai di Teleton. Alberico, per una volta mi verrebbe da dire da dove partiamo. Partirei dalla fine. Dalla fine, se il regista ha addirittura acquisito l'arrivo di un atleta che a te ti sta tanto a cuore, la vittoria di un atleta locale, di un atleta che viene da Fara San Martino, possiamo dire alla sua vittoria più importante. Sì, potremmo quasi dire la sua prima vittoria. Aveva già vinto altre gare, non gare importanti e di peso come questa di Lama dei Peligni, ma io penso è stato bellissimo perché domenico... Forse dall'immagine ci troviamo col terzo e non col primo. Sì, comunque. Sì, l'abbiamo appena visto comunque all'arrivo e lui si sente sicuramente a casa perché Lama dei Peligni Fara San Martino praticamente... Beh, è stato un boato ad accogliere... Sì. Poi l'arrivo a Lama devo dire è molto molto suggestivo, molto apprezzato dai podisti perché... Si sbuca da via Roma che praticamente è deserta e chiusa, una scatola chiusa. Ma come si vede dalle immagini, tantissima gente. Tantissima gente che ha accolto Domenico con un boato e l'emozione di Domenico che ha abbracciato Pietro è veramente stato molto molto bello. Poi... Perfetto, sicuramente. Poi io me ne ero... Io e chi ti conosce... Sapevamo della vittoria di Domenico Barbierato fin prima della curva, prima che entrasse, perché sei entrato davanti tu con la moto apripista, avevi un sorriso e gesticolavi e ci siamo accorti che qualcosa... Io ho vissuto le vicende di Domenico nell'avvicinamento a questa gara, nel senso che fino a 2 mesi fa era quasi fermo con un problema ad un piede che non riusciva a risolvere, poi si è ripreso, gli ho dato una grossa mano, ci siamo allenati spesso assieme, l'ho seguito anche in gara dandogli qualche consiglio e quindi l'ho condivisa questa vittoria, l'ho sentita anche un pochettino mia, quindi la soddisfazione è stata evidente. È evidente. Tiziana, tu che fai parte anche tu del comitato organizzatore, in quale ruolo tra l'altro? Io sono segretaria tesoriera. Segretaria e tesoriera. O meglio cassiera. Anche se sei stata presidente di un'altra associazione, o lo sei tuttora? No, non lo sono più, fortunatamente. Fortunatamente? Associazione? E ora anche di passare il testimone. Associazione? Culturale Festa della Musica. E che tu a Lama hai portato tanti artisti emergenti soprattutto, vero? Ma anche affermati. Io l'anno scorso ricordo Alberto Bertoli che ho scoperto a Lama dei Peligni l'esistenza, sarò che sono ignorante io in materia, il figlio del compianto Pierangelo Bertoli. Tu sei un'appassionata di musica. Sì. E a Lama andiamo... Mi piace organizzare, quindi... Stai organizzando ancora, anche se non sei più presidente. L'altro ieri sera abbiamo avuto il nostro concerto della Festa della Musica, quindi adesso l'appuntamento è all'anno prossimo. All'anno prossimo, perfetto. Clara, dicevo di Angelo che sprizza gioia ogni poro, non si può dire... Io sono diversamente per te, uguale anche per te, perché certo. C'è stata, insieme alla competitiva dove sono arrivati 2,44 atleti, Angelo poi ce lo confermerà, c'è stata una iniziativa per la non competitiva, ricavato Pro Teleton, dove tu sei la segretaria provinciale, ben 102 iscritti. Con un batter d'occhio sono stati raccolti oltre 500 euro. Sì, oltre 500 euro che saranno interamente devoluti al Comitato Nazionale Teleton. Che poi sono tutti i partecipanti del posto, questa è la cosa forse più bella. Sì, ma oltre ai partecipanti del posto anche i turisti hanno partecipato alla non competitiva.
Quindi alla partenza è stato veramente bello, c'è un fiume di persone che partiva. E poi la caratteristica della partenza è che la gara competitiva partiva da Palena, sì, mentre la non competitiva da Lama, a un certo punto ci si incrociava, diciamo, ci si incontrava e si tornava tutti verso Lama dei Peligni. Sì, sì, per loro che c'erano, infatti ci hanno raccontato che praticamente facevano il pubblico, i non competitivi, erano il pubblico, erano lì a fare il tifo, certo, per gli atleti. Certo. Alberico, ma come avete fatto a bloccare l'intero percorso? Grazie all'arma dei carabinieri, ovviamente. No, ma ci sono strade alternative per... Sì, la grossa fortuna di questo percorso è che... sempre da Palena a Lama c'è un'altra strada parallela. Percorso che tu conosci benissimo. Lo conosco bene. Le tue fortune le ho costruite per gran parte lì, soprattutto in questi anni che sto correndo sulle ultramaratone, veramente lo percorro in andata e ritorno tantissime volte. Ma c'è una strada alternativa, che è la strada, diciamo, che passa anche per i comuni di Letto Palena e Taranta Peligna, che permette a chi vuole transitare comunque di non passare per le strade, la strada delle tagliate, attraversare comunque il percorso dalla parte di sotto e quindi blindare questo percorso. Una caratteristica di quel percorso che ovunque si percorre sempre che sia in salita. Questo è vero, perché in effetti la pendenza è tale che non ti rendi conto che stai correndo in discesa, poi però alla fine del chilometro, guardando il cronometro, ti rendi conto. La partenza da Palena, scusami. Sì, molto molto bella. E abbiamo avuto quelle quattro gocce prima di Palena che ha ulteriormente rinfrescato, devo dire è stata gradevole anche la temperatura, benissimo. Si stava proprio molto molto bene. E quindi, bello, un percorso bellissimo che... Certo. Adesso condividiamo con tutti gli atleti abruzzesi ed è una cosa molto bella. Certo. Certamente, Angelo, raggiungere Palena, Lama dei Peligni, non sta dietro l'angolo, pertanto 244 competitiva, 102 la non competitiva, oltre una settantina per la gara dei ragazzi, credo che sia un grandissimo successo. Nonostante la concomitanza di altre gare, e poi forse l'errore più grande è che sta attaccata la Miglianico Tour e qui forse per il futuro... Cercare di staccarlo di 3-4 giorni potrebbe essere l'ideale. Per tutte e due. Per tutte e due, certo. Stanno crescendo. Certo. Beh sì, il percorso è alquanto atipico. Come ho detto l'altra volta, questa è l'unica gara in linea ormai rimasta in Abruzzo. E io poi in piazza l'altra sera a Lama sentivo un podista romano che l'ha definita la Roma Ostia d'Abruzzo. Quindi un po' questa cosa mi ha anche riempito un attimino, certo, d'orgoglio, perché io collaboro anche... alla Roma Ostia, con l'altra mia società, il 32 Laghi, noi gestiamo il primo ristoro ogni anno. E, sì, è una gara assolutamente particolare, probabilmente ecco, molti atleti in qualche modo trovano difficile insomma, il fatto di raggiungere Lama, però è anche vero che moltissimi sono arrivati sul posto già il giorno prima, addirittura 2 giorni prima, quindi hanno usufruito delle strutture ricettive del paese, non solo di Lama, anche di Taranta Peligna, e si sono concentrati sulle piscine, hanno visitato le grotte del Cavallone, hanno visitato i vari musei insomma, che il territorio offre. E, quindi mi ritengo molto soddisfatto anche da questo punto di vista, perché fondamentalmente il nostro obiettivo, cioè quindi il goal quando abbiamo creato l'associazione, era quello di promuovere il territorio attraverso l'atletica leggera. In seguito abbiamo aggiunto anche la mountain bike, il ciclismo su strada, quindi sì sì, in effetti noi siamo una polisportiva insomma, con vari campi insomma, e quindi mi ritengo assolutamente soddisfatto. Penso che la gara abbia ancora ampi margini, cioè può continuare a crescere e quest'anno abbiamo fatto 244, come dicevi tu poc'anzi, sulla competitiva, quindi già insomma, sono 16 più dell'anno scorso. La non competitiva, ecco, grazie anche alla collaborazione con Teleton, ha avuto questo boom, praticamente ha raddoppiato il numero di iscritti. E le gare ragazzi, ecco, lì si può ancora lavorare meglio, magari l'anno prossimo con un coordinamento migliore forse, con forse le varie municipalità. Dove c'è da lavorare un pochino proprio sulla gara dei ragazzi, sì, probabilmente. Sinceramente non so dove e perché continuiamo a sbagliare, ma anche perché io non vedo nessun errore, almeno da parte nostra. Noi quest'anno siamo riusciti a premiare tutti i ragazzi con le coppe, quindi già questo è uno sforzo diciamo, economico non indifferente e tutti i ragazzi insomma, presenti lì a Palena hanno apprezzato, perché io comunque poi mi sono soffermato a parlare sia con i ragazzi che con i genitori. Tra l'altro era questa gara dedicata agli angeli di Palena, sì, troppe giovani vite
spezzate prematuramente. Questo è un argomento molto delicato, logicamente il fatto di aver realizzato questo memorial ha impreziosito ulteriormente questa manifestazione. Io ringrazio veramente tantissimo innanzitutto Claudio De Miglio per la collaborazione ha fatto anche un a 360 gradi. Molto commosso, sì. Tra l'altro, perché l'anno scorso gli è Claudio è stato toccato da questo dramma, il figlio quindicenne appunto che è scomparso, e non abbiamo voluto poi sul palco approfondire, diciamo, l'argomento, perché è un qualcosa che addolora molto, insomma, gli abitanti di Palena, ma già il fatto di aver ricordato questi 7 ragazzi scomparsi in situazioni assolutamente tragiche, insomma, il fatto di averli ricordati ci onora il nostro impegno, e spero di poter riproporre in futuro, diciamo, questo tipo di collaborazione. Innanzitutto con Claudio, perché è una gran brava persona, ci ha dato veramente una grossa mano. La collaborazione con l'Atletica Palena, il presidente Antonio Corvino e l'amministrazione comunale tutta, insomma, di Palena. C'era lì Sciarra, Pedro. Sì, Pedro è il nostro, diciamo, uomo alla vana, come si dice in gergo, no? Perché lui è poi il factotum dell'amministrazione comunale. Poi torneremo a parlare, sì, di questa connubio Palena, Lama dei Peligni. Donato, Dino, per gli amici. Ho notato, già l'avevo visto l'anno scorso, ma quest'anno forse ancora di più, perché sono rimasto più tempo. Sono dimagrito. Sì, qualche 10 grammi. È vero, Clara? Dimagrito un 10 grammi, sì? Sì. 10-12 grammi. No, volevo dire, siete molto uniti, un paese che è tutto coinvolto per la riuscita delle manifestazioni, tutti che remate, visto che c'è un centro rafting, che remate verso la stessa meta, e questo vi fa veramente onore. Sì, siete un paese di amici. È vero che nel nostro Allama sono diverse le associazioni che operano sul territorio. Io voglio citare in questa occasione anche la Proloco, che ha dato una grossa mano alla realizzazione di Cori per la Maiella. Io sono un po' l'operaio di tutta questa storia, perché diciamo che ho lavorato in questi giorni per la realizzazione, mettendomi a disposizione delle menti che sono il presidente Angelo, Clara, eccetera. Ma non posso non essere particolarmente felice e soddisfatto per quello che è il risultato in generale di questa manifestazione, e soprattutto per quello che è il risultato relativo a quello che più mi compete, cioè la non competitiva, la gara per la ricerca, questo walk of life che continua. Sai, abbiamo avuto quella bellissima esperienza a Lanciano, dove fra le 8 città italiane Lanciano è stata quella che ha avuto il maggior numero di iscritti in rapporto con il numero di abitanti. Che poi possiamo dire, Alberto, che quasi casualmente si è fatta a Lanciano, perché si doveva. Quasi casualmente. E per l'anno prossimo, a proposito, rimarrà a Lanciano? Penso che quasi casualmente rimarrà di nuovo a Lanciano, anche dopo il grande successo. Il risultato di quest'anno è stato molto bello, e devo dire c'è stata, così come all'Ama a Lanciano, una grossa collaborazione da parte proprio delle associazioni e delle istituzioni locali. È una cosa che notavo nel paese, con la gente, poi rimanendo lì, che ogni abitante sente questa manifestazione un po' sua, nel senso buono, nel senso che... È vero, perché il paese l'ha veramente metabolizzata, sì, bene. Cioè Lama ha accolto questa manifestazione, d'altronde basta guardare le immagini, certo, per vedere quanta gente ha seguito la gara anche dal traguardo, ma lungo il percorso, i non competitivi, come si diceva prima, che hanno fatto il tifo lungo il percorso. Ma anche agli arrivi, della non competitiva, scrosci di applausi a non finire. Solitamente io che faccio lo speaker mi capita di incitare il pubblico ad applaudire, no? Invece lì non ce n'era bisogno. Questa è stata una cosa veramente, sì, no, molto molto bella. Lama in toto, diciamo, ha accolto veramente a braccia aperte questo, diciamoci la verità, questa è la seconda volta, perché noi eravamo un po' all'oscuro. Il mondo del podismo per noi era un attimino così, certo, sì, avevamo Alberico, ma adesso con l'arrivo di Angelo, con questo impegno nuovo, questa nuova associazione... Angelo, vuoi dire a lui come si può fare per correre e perdere 24 kg?
Beh sì, adesso vi preparo un programma perché anch'io ho cominciato diciamo da poco, sono circa 4-5 anni che mi dedico al podismo. Per scommessa tra l'altro. Per scommessa, sì, io ero un fumatore incallito, pesavo intorno ai 100 kg, poi da un giorno all'altro insomma mi sono messo a correre proprio perché avevo scommesso di poter correre la Roma-Ostia nel giro di 2 mesi, insomma, dovevo preparare questa mezza maratona, perdere un po' di peso e cercare di arrivare al traguardo, e ci sono poi riuscito, insomma, in 1:45. Tutto Dino, sì, scommetto, vuoi vedere che è un uomo che non scommette? Proviamoci, ma io qualcuno ci ha già provato, ma come vedi i risultati non sono stati quelli sperati, insomma, ecco. Abbiamo parlato del paese, abbiamo parlato di tutti che sono attaccati a questa manifestazione. Io pregherei il regista Leo Di Blasio di mandare in onda l'intervista al primo cittadino, che non è con noi, ma abbiamo un'intervista. Al secondo anno di questa bellissima manifestazione a Lama dei Peligni, corri per la Maiella, battuto il record di presenze dell'anno scorso. Organizzazione impeccabile, veramente un successo per la nostra cittadina, per l'associazione che promuove questa iniziativa, Maiella Sporting Team, e per tutti i ragazzi che fanno parte del gruppo. È un modo importante per far conoscere il nostro territorio e per far conoscere un modo molto salutare di trascorrere un pomeriggio e anche durante le attività di allenamento. Spero che questa iniziativa contribuisca a far conoscere il nostro territorio. Il percorso è bellissimo, Palena Lama, una delle strade più belle del Parco Nazionale della Maiella, uno dei percorsi più interessanti, quest'anno anche con l'apertura della vecchia galleria, molto suggestiva. E un grazie a tutti i partecipanti e un arrivederci all'anno prossimo. Grazie. Abbiamo ascoltato le parole del primo cittadino che fa ovviamente i complimenti. Tiziana, per l'anno prossimo non è fattibile un'organizzazione un po' più a... visto che, come ha detto Angelo, ci sono atleti che vengono già dal giorno prima, 2 giorni prima, coinvolgere anche, non lo so, la visita guidata alle grotte, a qualche altro punto importante, tu che sei... Perché a me questa domanda, Roberto? Volutamente a te. Io parto, quindi io dico arrivederci a tutti quanti e l'anno prossimo la guardo da lontano la gara. Tu te ne vai dove? Tornerai. A Cremona, però vabbè, è logico... Noi aspichiamo ad allargare la cosa, a cercare di valorizzare ancora di più il nostro territorio. Ovviamente siamo ancora, passo dopo passo, stiamo ancora cercando di migliorare l'organizzazione. Speriamo di essere ancora più coesi di quest'anno e di avere ancora più iscritti nella nostra associazione, così almeno potremo anche valorizzare sia il giorno prima che il giorno dopo, certo, la gara. Alberico, per te è stata una scommessa, eh? Creare questo gruppo a Lama dei Peligni, lo Maiella Sporting Team, sì, all'inizio qualcuno diciamo forse ti dava... È stata una scommessa, ma la soddisfazione più grande non è quella di poter dire quasi di aver vinto una scommessa, ma il fatto che proprio è nato in maniera spontanea. Cioè, quando sono arrivato a Lama e mi sono messo a correre a Lama, conoscevo già un po' tutti... però forse ho dato quel piccolo quid che ha innescato questo movimento, che ad oggi a Lama dei Peligni la nostra associazione sembra una di quelle realtà talmente radicate. Quanti ne siete? Abbiamo superato credo i 100 iscritti, perché essendo una polisportiva abbiamo realtà importanti come la pallavolo, che è gestita da un inesauribile Filippo Fata, che conta tantissime persone, fanno il campionato del CSI, quindi sono realtà anche che fanno numeri importanti. Ci sono i ciclisti che comunque sono anche podisti a seconda delle manifestazioni, ma soprattutto l'entusiasmo. Certo. Mi volevo riallacciare alle parole del sindaco di Antonino Amorosi per ringraziare pure l'amministrazione di Taranta Peligna. Devo dire, abbiamo visto il passaggio al sacrario della Brigata Maiella e soprattutto nella persona di Giampaolo di Taranta Peligna, Giampaolo Rosato, si sono adoperati molto per... Dove qualche giorno fa, esattamente 10 giorni fa, si è svolta una gara
Esatto, il trail organizzato da Claudio Bellisario. Che hai rivinto, la seconda edizione hai vinto. Sì. Ma un percorso... mi sono divertito su un percorso che è tutt'altra cosa, ma comunque molto 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 bello. Possiamo dire per pochi. Sì, possiamo dire per pochi, perché quello veramente... Ho visto una signora, mi ricordo, una signora che veniva da Roma, e Clara, l'hai dovuta aspettare fino... per un bel po', perché questa signora insieme al marito era la notturna di Penne e ha sentito di questa, che io annunciavo di questa gara, ha sentito la gara, dove si trova, e sono partiti col camper per arrivare là. Sì. Ma forse per noi era meglio se non veniva. Vabbè, ha detto che tornerà anche l'anno prossimo, tornerà pure l'anno prossimo, vabbè. facciamo partire prima. Quanto ci ha impiegato? Più di 2 ore? Sì, sicuramente sì. Sì, sicuramente. Che noi ce ne eravamo quasi andati, ce ne eravamo andati quando è arrivata lei. Vabbè, un posto bellissimo per fare certe manifestazioni, veramente, veramente belle. Facciamo una pubblicità gratuita, diciamo che domenica ci sarà la Scarpinata a Farese, un'altra gara importante nelle vicinanze. Possiamo ringraziamo anche Costantino Cipollone, il nuovo presidente del gruppo podistico La Sorgente, oltre al vicepresidente che è Pietro Barbirato, perché diciamolo pure, così come nella maratona di Pescara e nel Vivi Città, Costantino ha curato in maniera impeccabile i ristori nella preparazione e nella realizzazione. Qui vediamo invece l'arrivo a Palena delle gare del settore giovanile, che ne parlavamo prima. Stavamo dicendo prima del fatto di Palena che probabilmente la gara bambini è stata la meno quotata di tutte le manifestazioni, però questa gara è talmente sentita all'Ama, è talmente lamese, che probabilmente a Palena la sentono proprio come una realtà del paese a fianco. Quello che sarebbe bello, ecco, è rendere ancora più partecipi i nostri dirimpettai per... Angelo, a proposito, apriamo una piccola quasi polemica. Partenza da Palena, arrivo all'Ama per il secondo anno consecutivo, qualcuno di Palena rivendica, ma perché l'anno prossimo non facciamo l'arrivo a Palena? Chiediamolo ai podisti. Chiediamolo ai podisti. Giusto, io farei una piccola indagine di mercato, ecco, diciamo così. Potrei aprire un bel questionario, ecco, sulla pagina web. Loro dicono, del un sito anno e da decidere. Una parte, un anno da un altro. È molto dura, cioè, ci si può provare, però io mi alleno lì così come al Bidigo, e sappiamo benissimo che quando il percorso viene fatto al contrario, si passa dai 615 metri sul livello del mare dalla piazza di Lama agli oltre 800 della chiesa della Madonna del Carmine, quindi comunque parliamo di un disidivello. Ma c'è un effetto ottico pazzesco, sì. Andando verso Palena da Lama sembra che sia quasi tutta salita, invece non è così. Quindi valuteremo, faremo adesso le nostre valutazioni durante l'anno e decideremo il da farsi per provare. Sì. Provare. Festeggeremo il decimo. No, anche perché la cosa bella potrebbe essere mettere un po' in concorrenza le due amministrazioni, no? Nel senso, quest'anno fatta all'Ama è uscita benissimo, noi di Palena ci teniamo a farla ancora meglio, l'anno dopo a ribaltare potrebbe essere... Ci proveremo, dai. Potrebbe essere un'idea. Donato, altre iniziative Telethon così importanti, dobbiamo aspettare maggio oppure... No, noi stiamo già preparando... non è una manifestazione sportiva, il decennale Telethon all'Ama, quella che facciamo tutti gli anni a dicembre, il 26 dicembre, considerando che il decennale, ecco, stiamo cercando di fare una cosa, insomma, abbastanza grossa. Io volevo, così se mi permetti, veramente 30 secondi per dire che il successo che ha avuto ancora una volta la Walk of Life all'Ama testimonia come anche questa volta, diciamo che la solidarietà l'ha avuta vinta sulla pigrizia e mettiamoci pure la crisi, insomma, ecco, perché i partecipanti... Clara, presidente, ne ha facoltà. Volevo aggiungere che prima della manifestazione del 26 dicembre noi siamo già pronti con la maratona di Pescara. Soprattutto, io difatti volevo concludere dicendo, prima ancora della maratona di Pescara, che Alberico insieme a voi, insieme al team Farnese Vini, organizzerà un'altra manifestazione a Crecchio per il giorno 24, una notturna, e noi saremo ancora lì presenti con le nostre telecamere, e poi il clou è la maratona città di Pescara che cresce. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, penso che sia l'ultima dell'anno, credo.
Non proprio, come? Non proprio, quindi ne avremo ancora altre, perché da, che qui, sempre di Walk of Life, cioè, perché Walk of Life, qui c'è sì, sì. Alberico che insomma ci inserisce un po' dappertutto, meno male. È iperattivo. È iperattivo. Clara, ci vuoi ricordare, per chi non ci ha seguito negli speciali che abbiamo fatto a maggio, quanti ne eravate a Lanciano? Allora, a Lanciano eravamo più di 1000 persone se consideriamo la competitiva e la non competitiva. Per quanto riguarda la non competitiva, che è quella che interessava la Walk of Life, eravamo circa 600, più o meno. E quindi, insomma, è stata una, speriamo l'anno un grandissimo prossimo, risultato. Di ripetere. Certo, noi contiamo sul comune di Lanciano questa volta. Grazie, noi ringraziamo i gentilissimi ospiti, Alberico, Tiziana, Clara, Angelo e Donato per gli amici Dino. Ma soprattutto, come sempre, grazie a voi per la vostra ospitalità. Ci risentiremo durante la settimana con diversi speciali sulla Emiliano Couture, poi notturna città di Atri e la notturna di Crecchio. Buona serata a tutti.